Installati nel comune di Giulianova, tre dissuasori catturno potranno ospitare gli autovelox, uno in via Montello, nello stesso punto dove spesso i vigili erano presenti in passato, un altro è stato posizionato in via Cupa e il terzo su via Permociano, tre punti delicati su cui gli automobilisti indisciplinati amano correre. I box sono visibili anche con il buio, perché dotati di un particolare sistema interno, emanano una piccola luce intermittente che richiama l'attenzione degli automobilisti, un dispositivo che rappresenta un vero e proprio deterrente anche in assenza di funzionamento. Per ora sono tre, poi probabilmente andremo a installare altri nelle zone che sono molto critiche. Lo faremo dando risposta ai tanti residenti che sono venuti in questi 2 anni in comune per evidenziare quelle che sono le problematiche legate alle persone che sfrecciano a folle velocità. Quindi stiamo tentando in ogni maniera, anche qui, di rimediare a quello che è stato il passato. Annuncio anche una rotonda in Fosso Mustaccio che servirà appunto non solo a dare un benvenuto come ingresso di Giulianova, ma anche per far rallentare tutte le persone che sfrecciano da via Permociano fino a Giuliano Paese. Ricordiamo che prima dell'estate era stato attivato all'incrocio tra via Montello e Statale Adriatica 16 il sistema di semaforo intelligente con cattura targa e monitoraggio degli ingressi, dispositivo che ha fatto registrare un imponente numero di multe. Ma il semaforo intelligente ha registrato lo 0,8% delle persone che sono transitate, neanche l'1%, quindi comprendete bene che c'è un 1% delle persone che sono transitate che è passato in rosso. Il semaforo ha una tolleranza addirittura di 6 secondi, che è la massima consentita a norma di legge, e ha punito una serie di persone. Ricordo che in quell'incrocio è morta una persona, quindi comprendete bene che noi non è che l'abbiamo voluto fare per fare cassa, come ha detto qualcuno, ma lo abbiamo fatto perché tecnicamente c'era necessità di regolare il traffico e di far accedere le persone in maniera ordinata in un ingresso importante di giornata come quello di via Montello.